Macro categoria imprese, categoria insurance. Il premio è quello di eccellenza dell'anno Insurance Technology. Andiamo a leggere insieme la motivazione. Per la forte automazione e digitalizzazione di tutti i processi aziendali e per la flessibilità dell'architettura applicativa che hanno consentito al premiato, che andremo a scoprire tra poco, un indubbio vantaggio competitivo nel settore assicurativo, con il duplice risultato di rafforzare il rapporto con il cliente e snellire le procedure interne. Il premio va a Bene Assicurazioni. E io ritrovo con moltissimo piacere l'amministratore delegato di Bene Assicurazione, Andrea Sabia. Dottor Sabia, eccoci qui per questo riconoscimento per voi. È un grande piacere, inaspettato, e sono molto felice di essere in studio con lei, collegato, per condividere le motivazioni che lei ci ha dato. Senta, poi andremo a rileggere alcune parti della motivazione che ci portano a delle questioni assolutamente cruciali per Bene Assicurazioni. Prima però, restando un po' su un commento, le chiederei una specifica rispetto all'anno appena trascorso e alle sfide che avete dovuto affrontare, quindi un riconoscimento che ancor più va a, come dire, ad accendere i riflettori su quanto accaduto quest'anno. Beh, tutti sappiamo che la pandemia è stata una grande sorpresa e certamente, se penso che noi siamo ancora una startup, abbiamo avviato le operazioni nel 2017 con un piano di impresa quinquennale, non avevamo previsto che nel 2020 ci fosse una pandemia mondiale. Questo però, devo dirle, non ha arrestato il nostro piano di crescita e di sviluppo e abbiamo appena approvato nei giorni scorsi il bilancio che ci ha visto scollinare i 100 milioni di premi rispetto ai 73 milioni del 2019, con una crescita del 37% nel 2020. Quindi devo dire che la nostra rete distributiva e il nostro modello online ci ha consentito, anche nelle tremende difficoltà che tutto l'anno 2020 hanno proposto alle compagnie di assicurazione, di poter da remoto, servendo i clienti a distanza, con la nostra piattaforma di pagamenti, il nostro sistema di firma elettronica avanzata, con il quale oggi formalizziamo oltre il 90% delle nuove polizze e dei nuovi clienti acquisiti, di riuscire a dimostrare che il digitale, anche in un contesto così difficile, è la risposta per servire e dare soddisfazioni ai bisogni dei nostri clienti. Infatti, digitale tecnologia, non a caso, così andiamo a riprendere il premio che è stato assegnato a voi con parte della motivazione, eccellenza dell'anno Insurance Technology, appunto parola chiave tecnologia, e appunto si parla all'inizio proprio della motivazione di forte automazione e digitalizzazione di tutti i processi aziendali. Ecco, da questo momento in avanti come far fruttare ancora meglio ciò che avete già messo in campo, dottor Sabia? Ma noi siamo molto concentrati nel implementare nuove tecnologie che possano deliziare i nostri clienti e i nostri intermediari. Oggi in Bene Assicurazione si fa largo uso di software robotico, abbiamo un sistema di CRM che ha connaturato in modo nativo del chatbot, cioè la possibilità di dialogare attraverso anche una componente robotica, e in tutta la parte di nostri analytics e advanced analytics facciamo molto uso di intelligenza artificiale. Per noi non sono trend modaioli, ma sono ragioni di vita della nostra impresa, perché noi siamo una compagnia nativamente digitale. Vede, noi non abbiamo un'unità organizzativa che si occupa di trasformazione digitale, semplicemente perché noi siamo nati come una compagnia digitale e come tale intendiamo servire i clienti, liquidare i sinistri. Noi per liquidare un sinistro ci impieghiamo a volte poche ore attraverso una perizia digitale. Questo è una frontiera che ci dà indubbiamente un grande vantaggio competitivo. Certo, flessibilità, poi insomma anche andare ad abbattere un po' tutti i procedimenti più macchinosi che poi
chiaramente vanno a riversarsi negativamente sul cliente finale. Questo è abbastanza ovvio, appunto, lo snellimento delle procedure interne, che in Italia spesso sembra un po' un miraggio quando parliamo in generale, eppure il lavoro vostro va proprio in questa direzione ed è sempre andato in questa direzione. Dottor Sabia, lei ha detto: noi siamo ancora una startup, però insomma molti successi sono già stati raggiunti e il premio che ricevete oggi ne è una prova, perché parliamo di eccellenze. Chiaramente abbiamo parlato anche del futuro, insomma lei ci ha raccontato quello su cui punterete, e direi che noi ci terremo in contatto chiaramente, ma l'anno prossimo sarà o potrebbe essere il momento giusto per fare un ulteriore punto. Sa che come Osservatorio delle Fonti Awards adesso sarete monitorati, io per prima guarderò tutti i vostri passaggi, e quindi se doveste ricevere la chiamata della selezione delle Fonti Awards l'anno prossimo, accoglierete di nuovo la sfida per raccontarci quello che state facendo, insomma. Ma le posso preannunciare che per l'anno prossimo prevediamo un'altra crescita a più 40%, i primi 4 mesi dell'anno vanno in quella direzione, un miglioramento dei risultati tecnici e operativi che ci daranno il raddoppio dell'utile netto, e soprattutto le dico una cosa, dottoressa Donghi, ci osservi, perché io conto nei prossimi 8 mesi di varcare la soglia dei 500.000 clienti gestiti con la nostra piattaforma di polizze e soluzioni che danno soddisfazione dall'auto nella mobilità, alla casa, alla tutela della salute, agli animali domestici. Per noi l'innovazione è usare la tecnologia per stupire i nostri clienti con un livello di servizio che deve essere sempre più alto. Certo, che poi, come ha detto lei, insomma, includa tutti gli ambiti e tutto ciò che ruota intorno a noi, no? Per la tranquillità, perché poi l'obiettivo finale è sempre quello, la soddisfazione, la tranquillità e la fiducia, perché questo è il primo aspetto da cui partire. Bene, dottor Sabia, mi pare che le idee siano assolutamente chiare, io quindi le rinnovo i miei complimenti, naturalmente rinnovo i complimenti per tutto il team per il premio di riferimento eccellenza dell'anno Insurance Technology con la parola chiave, e ci risentiamo presto, quindi complimenti davvero. Grazie, e sarà un grande piacere per noi poter essere nuovamente riconosciuti. L'impegno, la dedizione, l'innovazione è una parte essenziale di Bene Assicurazioni e del sistema Benefit, e siamo dediti a perseguire la via dello sviluppo attraverso la tecnologia e l'innovazione. Grazie. Vi seguiremo, grazie ancora dottor Andrea Sabia, amministratore delegato Bene Assicurazioni. Alla prossima.